Eccoci qua, un grande saluto, è un inizio caldo e caloroso, sempre con gli om yom. Avevo anticipato che gli om yom vi leggerò quello di domani, quello che comincia stasera. Che dice così: fra i detti di mio padre, sentite qua cosa dice, a cosa servono? La chassidut, il timore del cielo, quando manca la cosa essenziale, l'Avat Israel, l'amore per il prossimo, e ciò fino al punto di procurare che Dio non permetta pena al prossimo. Questo è qualcosa che può far pensare a ognuno di noi, perché tante volte siamo rapiti dalla bellezza della teoria di come dovremmo essere. E quando poi siamo nella vita quotidiana ad avere a che fare con il nostro prossimo, non soltanto non riusciamo a mettere in atto molte volte l'Avat Israel, ma anche il contrario, cioè a procurare anche pena al prossimo. Quindi prima di sentirci così rapiti da quello che studiamo, vediamo quanto quello che studiamo noi lo connettiamo e non ci permettiamo più così facilmente di calpestare qualcuno perché ci è venuto un po' di nervoso. Cose che alla fine sì cadiamo ancora, però riportarci una sveglia all'attenzione rispetto a questo varrebbe la pena di fare un maggiore lavoro. E ormai siamo pronti, pronti, pronti a affrontare il giorno di Tisha B'Av, così pronti che, avendone capito l'importanza, potremmo supporre che forse veramente, invece che digiunare, lo faremo con una grande festa nel tempio, perché questo è quello che deve succedere. E anche se Chas V'Shalom non dovesse succedere quest'anno, in questa occasione, a noi sta comunque la capacità di vedere oltre all'apparenza, di vedere cosa c'è dietro questa giornata. E per farlo, ricorriamo a un Midrash che penso che spesso abbiamo ricordato, che tutti quanti conoscono a memoria, ed è il Midrash che dice, che racconta come Rabbi Akiva, insieme a altri Chachamim, di ritorno verso Gerusalemme, da un posto innalzato dove si poteva vedere cosa succedeva, vedendo il fumo della distruzione e vedendo una volpe che usciva dal luogo del Santo dei Santi, si siano fatti uno strappo come si fa quando qualcuno muore, quindi in segno di lutto per il grande dolore, solo che poi, mentre gli altri tre piangevano, a un certo punto il Midrash racconta come Rabbi Akiva ridesse. Vi ricordate il Midrash? Penso che tutti lo conoscono. A quel punto gli altri chiedono Rabbi Akiva, ma perché ridi? E Rabbi Akiva chiede agli altri, domanda che sembra più strana della loro, perché voi piangete, ma come? Mi sembra abbastanza ovvio perché noi piangiamo. E Rabbi Akiva dice, per lo stesso motivo io rido. Qui uno vuole capire e vediamo di approfondire un attimo, anche se la lezione non verterà tutto su questo, ma ci serve a dare un avvio. Perché qui ci sono proprio i due modi di vedere la realtà. Rabbi Akiva va al di là della superficie e non che gli altri vedessero solo la superficie, perché anche gli altri erano abbastanza chachamim da sapere, avevano Ruach HaKodesh a sufficienza da sapere anche loro quello che Rabbi Akiva ha spiegato. Rabbi Akiva ha detto c'è una profezia che parla della distruzione, c'è una profezia che parla della Geulah, della ricostruzione della Geulah, quindi adesso che ho visto con i miei occhi la distruzione, adesso sono sicuro che ci sarà, si avvererà anche l'altra profezia. Adesso non è che gli altri non fossero a conoscenza di queste profezie,
E anche la domanda che viene a dire, ma cioè, cosa vuol dire? Che aveva bisogno di questo per sapere che la profezia positiva, cosa non ci credeva senza questa, senza vedere la distruzione, non ci credeva. Cioè, è ovvio che sia gli altri, sia Rabbi Akiva sapevano tutto. Quindi qual è la differenza? Qual è, con quale occhio Rabbi Akiva in modo diverso ha guardato la cosa? E qui ci viene aiuto proprio la storia della volpe che esce dal Kodesh HaKodashim. In nessun posto nella Torah, cioè, troviamo scritto quando si parla nella Torah, anche orale, che parla che descrive nelle Nevuot, nelle profezie, una volpe che esce dal Kodesh HaKodashim, dal Santo dei Santi. Come dire che uno può chiedersi, ok, sappiamo che, abbiamo capito, la distruzione dovrà esserci, Hashem l'ha deciso, è nel programma, è per il bene, tutto quello che vuoi. Ma arrivare a questo, cioè provare a pensare, a metterci nei loro panni, il posto dove il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, lui solo, può entrare una volta all'anno dove la presenza divina è lì. Ti incontri con Hashem, quindi il posto più elevato che esiste qui sulla terra, da lì vedere uscire una volpe. Cioè, c'è bisogno di questo. Ok, bisogna distruggere, distruggi, ma bisogna arrivare a un punto così che devi arrivare a mettere proprio il dito nella piaga fino a questo punto. Questa era la visione che faceva piangere gli altri tre, e questa era la visione che ha fatto ridere Rabbi Akiva, perché sappiamo che tutto è in corrispondenza, per cui più giù va l'esilio, più giù va la distruzione, più arriva ai punti più dolorosi, più forti, più la reazione corrispondente è più elevata. Per cui Rabbi Akiva, infatti poi gli dicono, Rabbi Akiva, ci hai consolato, perché due volte? Perché una volta vuol dire solo ricordarci che sì, adesso vediamo la distruzione, fa male, però sappiamo che arriverà anche poi la redenzione. Ma Rabbi Akiva fa vedere loro qualcos'altro. Non è che verrà solo la redenzione e avremo di nuovo quello che è stato distrutto. No, quello che avremo sarà infinitamente di più, inimmaginabilmente di più. Quindi per questo è la doppia consolazione, cioè se uno scoppio di una bombola a gas ci distrugge la casa, siamo disperati. Se l'assicurazione ci permette di ricostruire quello che avevamo, siamo consolati. Però se invece si aggiunge una cifra che arriva da un donatore, invece di riavere la casa come l'avevamo prima, tutto un tratto ci ritroviamo con una villa con la piscina. Cioè, quella è la doppia consolazione, valeva la pena che fosse scoppiata la bombola del gas. Quindi Rabbi Akiva non si ferma a quello che anche un profeta o uno con Ruach HaKodesh riesce a vedere, ma va proprio ancora al di là, ancora di là. Non vede il presente, vede già il futuro nel presente. E questo è un qualcosa che noi stessi dobbiamo abituarci a provare a vedere. Ora, e questo è per dirci un po' che ogni cosa noi la possiamo vedere in un modo o nell'altro, e la scelta sta a noi. Anche quando si parla ancora della volpe, gli altri hanno visto soltanto cioè che nel posto più kadosh è entrata una volpe terribile. Rabbi Akiva cosa ha visto? Ha visto qualcosa che ancora va più a fondo, più ci permette di vedere dietro le quinte come Hashem muove le cose. Cosa rappresenta la volpe? La volpe è l'animale considerato più furbo, che è il modo di agire dello Yetzer Hara, del Satan, che agisce proprio furbescamente, adescandoti, non ti va lì direttamente, ti cerca di far su, no? E qui proprio Rabbi Akiva racconta
un qualcosa che si trova, una storia che si ritrova nella Gemara e lo racconta in proposito di quando c'era un decreto per cui era proibito studiare Torah e Rabbi Akiva comunque raggruppava gente e studiava con loro, insegnava Torah, arrivato qualcuno a dirle: ma sei matto, insomma, ti cerchi guai, vai a finire che se ti prendono ti fanno fuori, cioè non esiste, devi difenderti, devi capire che queste cose adesso sono pericolose e non vanno fatte. E Rabbi Akiva ha risposto con questa storia presa dalla Gemara, che è la storia, anche questa super famosa, della volpe che cammina sulla riva di un fiume, vede i pesci che corrono di qua e di là dentro il fiume e chiede loro: ma perché siete così agitati? E i pesci spiegano alla volpe che sono agitati perché devono costantemente stare attenti a non finire presi dalle reti dei pescatori. La volpe a quel punto dice: ma io ho una soluzione ottima per voi, basta che voi venite fuori dall'acqua. E qui non ci sono reti, potete stare tranquilli, anzi andremo tutti insieme, io sarò un gran compagnone per voi e vivremo insieme felici e contenti. E i pesci che gli rispondono: ma che pesce che sei? cioè, a te ti chiamano il furbo fra gli animali, è chiaro che se qui abbiamo già dei problemi con le reti, se usciamo dal posto che ci dà la vita, è chiaro che le cose non possono andare bene. Come dire che che cosa ha visto Rabbi Akiva nella volpe che usciva dal Kodesh HaKodashim? Vuol dire che anche nelle situazioni più difficili, dove ci sono reti di pescatori, dove ci sono pericoli, dove ci sono cose difficili, c'è comunque una connessione per cui nel posto più sacro, che è il posto più sacro che è dentro di noi, visto che sempre abbiamo detto che il Tempio è dentro di noi, è la dimora di HaKadosh Baruch Hu, dove HaKadosh vive dentro di noi, quel punto lì che nessuno può toccare è un punto dove la volpe non può restare, deve uscire da lì. Quindi questo è quello che ha visto Rabbi Akiva. La volpe, lo Yetzer, ha sempre la possibilità di non, cioè noi abbiamo sempre la possibilità di vedere come noi siamo connessi anche nell'esilio, anche nel male, con questo punto, con HaKadosh Baruch Hu, e dove lì la volpe non può far danni, può soltanto uscire da lì. Quindi ancora una volta, come noi abbiamo sempre la possibilità di vedere una stessa cosa e di vederla in modi completamente diversi. Come noi abbiamo la possibilità di vedere una bella cosa, essere contenti e ridere, oppure abbiamo la possibilità di ridere e allora vedere una bella cosa, dove la nostra azione provoca qualcosa di buono nel mondo e noi non siamo dipendenti da quello che succede apparentemente nel mondo. Il 9 di Av di per se stesso è proprio la prova di questa unione di cose così contrastanti, per cui da una parte è un giorno di digiuno e di lutto per la distruzione, dall'altra parte è un giorno di festa, perché Moed viene chiamato proprio così perché in questo giorno non si recita Tachanun neanche la sera prima. Vuol dire che è considerato come un giorno di festa, come si rivelerà. Quindi a noi vedere dietro le quinte o no. E tutto quello che adesso andremo a vedere è proprio un po' in questo senso, perché il nostro modo di vivere e di vedere è come se noi fossimo dentro una scatola o dentro un acquario, dove siamo abituati a intendere questa scatola, questo acquario, è il mondo che vive e funziona secondo le leggi della natura, leggi scatola è uguale natura, e le cose qui succedono per la legge di causa ed effetto. Per cui devo tenere presente che se faccio una cosa deriva quest'altra, se ne faccio un'altra deriva questa, e che ogni cosa dipende da quello che io faccio. Ora, in questa visione, tranquillamente Dio scompare, proprio non c'è posto,
Ok, che al mattino faccio la mia preghiera e penso a Dio, però nella mia vita, nella mia scatola, dove tutto funziona per vie naturali e secondo leggi naturali, dove lo metto Dio? Dove lo trovo? Che ci fa lì? Tanto non ci fa, ci fa quando prego, quando penso a lui ogni tanto, ma in genere se non ho bisogno neanche, non è che durante il giorno mi viene molto spesso da pensare a Dio. E questo in genere è il mondo dove io vivo. Quindi il nostro compito, e dopo vedremo più a fondo, è come svelare questo bluff, che è questa scatola, che funziona anche senza Dio. E invece vedere come la natura, che corrisponde al nome Elohim, sia proprio Dio. Infatti, quando noi a Yom Kippur lo diciamo più volte, Havaye Hu Elohim. E di fatto, se andiamo poi a pensare e andiamo un pochettino più a fondo, tutta la natura è un miracolo. Cioè, quando noi vediamo un seme grande così, lo mettiamo nella terra, questo seme marcisce, non c'è più niente questo seme. Da questo seme viene fuori un albero che ha in sé un sacco di frutti che hanno in sé un sacco di semi che fanno. Cioè, non è una cosa che ha proporzione, non è una cosa che ha logica, non è una cosa che niente, è un miracolo. Perché noi non lo vediamo come un miracolo? Per un solo motivo, uno solo, ci siamo abituati. Tutto quello che succede nella natura è un miracolo, perché Dio lo sta facendo in quel momento. Non è che ha avviato come si fa in fabbrica la catena di montaggio, le cose poi vanno da sole. Non c'è nessuna catena di montaggio, in ogni cosa che avviene nella natura, in ogni cosa che avviene nella vita, in ogni momento, in ogni frazione di istante, in ogni cosa la più piccola, Dio la sta facendo avvenire in quell'istante. E se andiamo a vedere anche una cosa, se si vuole, buffa, pensiamo un attimo, quando è caduta la manna, altro che miracolo, quello era sì un miracolo, eh? Quello era un miracolo. Prova a pensare ai bambini che sono nati in quel periodo e hanno visto per 40 anni manna, manna, manna che cade dal cielo. Quando poi gli hanno detto adesso entriamo nella terra di Israele e lì la manna e lì il pane verrà dalla terra, e dice ma siamo impazziti? Cioè la cosa naturale era la manna che cadeva dal cielo. Quindi ancora una volta la natura sono miracoli ai quali noi ci siamo abituati. E tutta questa scatola è una preziosa scatola piena di miracoli, piena di Dio. Ma noi prendiamo Dio, lo togliamo dalla scatola e restiamo con la natura snaturata da chi la sta facendo esistere e pensiamo di poter vivere in questo modo e a quel punto abbiamo semplicemente un risultato poco gradevole che è quello di sentirci sempre in ansia, con la paura, perché dipendiamo costantemente da causa di legge di causa ed effetto, per cui non siamo, cioè, ogni cosa può, se trovo, la mia salute dipende se ho abbastanza soldi, trovo il dottore migliore, se non trovo il dottore migliore, sono nei guai, cioè, tutto quanto dipende da qualcosa. Se, ho bisogno di soldi per vivere, dipende dal lavoro che trovo, per cui se non trovo il lavoro o non trovo il lavoro adatto o quello è, sono nei guai. Cioè, è una costante preoccupazione, corsa dietro le cose, perché le cose vengono da qualcosa che io devo cercare di far funzionare nella natura, perché le cose funzionano per causa ed effetto. Punto. E in quelle cose lì Dio non c'entra. Vivere in questa scatola vuol dire vivere sempre anche con, ogni tanto si può anche essere contenti perché ho avuto il colpo di fortuna, ho trovato il lavoro migliore e adesso sono tranquillo perché da lì verranno tutti i miei soldi, come se veramente potesse essere così. C'è un altro modo in cui io posso vedere la vita, dove è una vita in cui Dio è al centro. In ogni cosa Dio è lì, in ogni cosa. A quel punto, quando io mi ricordo in ogni cosa, in quel momento che Dio è lì, la mia reazione, come io vivo dentro, è tutta un'altra cosa. Sono tranquilla perché Dio è lì e sta agendo per il meglio, anche se non lo vedessi in quel momento.
ma sono tranquilla, perché non è un caso, non è una sfortuna che mi è capitata, non è un incidente, è stata la volontà di Dio qualsiasi cosa succede. Ogni 9 di Av personale che a ognuno succede, perché a ognuno succede cose poco piacevoli, io ho la possibilità di vederle in due modi. È un caso e Dio non c'entra e la mia emozione certo non può essere positiva in quel caso, oppure in quel momento Dio l'ha fatta succedere senz'altro per un ottimo motivo che se non vedo adesso vedrò dopo, ma so che è un ottimo motivo. Quindi è un ricordarsi che tutto, 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 il mondo, tutto ha una guida, ha un padrone, ha un regista che segue i particolari minimi del film, se lo vogliamo chiamare così, solo che a noi è data la possibilità, come abbiamo messo nel titolo, di scegliere il nostro copione. O prendo il copione della mia scatola come vita naturale di causa effetto. E entro quello, tolgo Dio dalla scatola e vivo in quello, e quella è la vita che in genere noi viviamo quotidianamente, per tante ore, quantomeno. Oppure io scelgo l'altro copione e nell'altro copione io vivo la fiducia completa che in ogni momento Dio lo metto al centro, non lo metto, lo vedo, lo riconosco al centro di tutto. C'è una storia che avevo il dubbio se raccontarla o no, ma alla fine ve la racconto. Una storia che Rav Slavatitsky, io lo amo moltissimo, è l'emissario del Rebbe a Antwerpen, in Belgio, l'ha raccontata, faceva impressione come l'ha raccontata perché è una cosa che è successa a lui, alla loro famiglia, e come lui vive tutto quello che sta spiegando, lo vive sinceramente, sicuro di trovare, di cercare il bene in ogni cosa, di poter avere sempre due versioni, voglio scegliere, voglio vedere quella esteriore o voglio vedere quello che c'è dietro. Tantissimi anni fa, parecchi anni fa, dopo vari figli che sono nati in famiglia, è nato un bambino che dopo qualche giorno ha mostrato dei disturbi, aveva la braviola, l'hanno portato subito all'ospedale, all'ospedale hanno riscontrato una malformazione del cuore, hanno provato a operarlo e il bambino è morto. Cioè sentirlo raccontare da lui, ma con calma, con serenità, raccontando questa cosa, detto, hanno vissuto un momento veramente difficilissimo. I bambini, tutti gli altri, accettare questa realtà è stata terribile e hanno chiesto anche aiuto al Rebbe si sono ricordati di una lettera in cui adesso forse non ricordo bene i particolari, che loro avevano scritto all'inizio della loro, quando sono arrivati lì come emissari, e hanno trovato tantissime difficoltà e hanno chiesto a Rebbe se potevano scambiarli, cioè che potevano tornare a casa, che per loro era troppo difficile e che la cosa non, se potevano mollare l'osso, cioè in pratica. E il Rebbe ha cancellato questa cosa, la frase, non mi ricordo cosa ha sottolineato, come dire, certo che le forze ce le hai, non c'è nessun dubbio che le forze ce le hai. E a quel punto la moglie, che in passato insegnava, e aveva smesso per dedicarsi alla famiglia, per dedicarsi ai figli, a un certo punto chiedendosi cosa fare di questo amore che voleva dare al suo piccolo e non ha potuto darlo, ha pensato che questo amore avrebbe dovuto darlo ad altri bambini, è tornata all'insegnamento ed è diventato un tipo di maestra dove tutti quanti
dire entusiasti era qualcosa, tutti quanti erano commossi perché chiedevano come fai, Morà, come fai, maestra, a dare a ognuno di noi così tanto amore, così tanta attenzione, come fai? Non è che poteva tanto spiegare che tutto l'amore che aveva, aveva trovato la sua strada, che Dio aveva dato quella prova, ma che da quel momento così nero lei era stata capace di tirar fuori una forza in positivo da dare al mondo che non avrebbe in altro modo tirato fuori. Quindi che anche nelle situazioni più difficili riesci a tirar fuori qualcosa che è assolutamente prezioso, prezioso per altri e diventa prezioso anche per te. Ora, sì, nella lettera il Rebbe aveva cancellato le cose, come dire, volevate andare via, essere sostituiti, ma aveva scritto i Taron del Orshe Bamin, non è anche finito di, perché il Rebbe sempre parla in positivo, ma è come dire la qualità, la superiorità della luce che viene dal buio, cioè avere sempre la possibilità di capire, vedere la luce e la grandezza della luce che viene proprio dalla situazione difficile. Da lì viene il massimo, il più grande. Dopo arriverà anche il giorno in cui capiremo tutto e vedremo che anche il momento difficile dall'inizio è stata una cosa buona. Adesso non possiamo dire di un neonato che è morto, non possiamo dire che è una cosa buona, non ce la sentiamo di dire. Però è sicuro che nella Geulah, quando la nostra visione sarà estremamente più ampia e vedremo come si sa di una storia che è stata data a una mamma che ha perso un bambino, dove la spiegazione nella situazione più ampia è di un'anima che era un'anima di un quasi tzaddik, che aveva una pecca e doveva tornare giù in questo mondo per poco tempo per fare in modo che sua mamma, cioè, non mi ricordo i particolari della storia, o che era stato allattato non da. Cioè, avendo, come si dire, non riempito, avendo aggiustato quello che mancava a quell'anima, terminata questa operazione, l'anima, se avesse continuato a vivere, sarebbe stata una costruzione, un qualcosa di non buono. Invece quell'anima è tornata avendo completato il suo ciclo, per cui noi non abbiamo nessuna idea di quello che succede, e cose che per noi sono male, un giorno capiremo com'era la cosa in assoluto migliore. Però già adesso abbiamo la possibilità di affinare il nostro sguardo e di cercare comunque una luce che viene da quel, tra virgolette, buio. Ora, quando scegliamo il copione giusto e quindi riconosciamo Dio in ogni cosa, arriviamo a toccare il concetto un po' più in pratica di che cos'è la vera gioia. Allora, nel libro del Tania ci sono dei capitoli che sono quelli che vanno dal 26 al 34, che anche per chi non ha letto i precedenti, i seguenti, sono come un'unità a sé stante che parlano di tutte le situazioni in cui tu devi e puoi tirar fuori la gioia nelle varie situazioni e perché e qual è la forza della gioia. Però per noi, se vediamo in ebraico, ci sono due termini, c'è Simcha e Osher. Simcha può essere una cosa più parziale perché può essere una cosa più esteriore. Per Simcha spesso e volentieri noi sentiamo un tipo di gioia che ci viene da un fatto gioioso che ci è successo e che ci provoca dei momenti di gioia. Quindi qualcosa di esteriore che viene più dall'esterno. Osher, che non so come tradurlo, ma qualcosa proprio un senso di pace e felicità, è qualcosa di più interiore, e questo Osher più interiore, questa è la Simcha vera. La vera gioia.
E che cos'è? È il fatto di sentirmi al posto giusto, di sentirmi dove devo essere, di sentirmi che ho uno scopo, che ho un significato, che Dio è con me in ogni momento, è dentro di me e con me in ogni momento. Quando io riesco a sentire veramente questo, mi è capitata un'esperienza Shabbat, sono dei regali, se non sono dei regali, forse sono anche dei risultati di qualche tentativo, perlomeno di lavoro un po' più profondo qua e là, dove spesso e volentieri a noi sembra di fare dei tentativi, di provare, ma niente cambia, non sento niente di più. E poi tutto un tratto succede, magari per poco, ma succede. E Shabbat di mattina ho avuto un 10 minuti o qualcosa del genere, ma che sono indimenticabili, dove io ho sentito questo che adesso ho sentito in una lezione e che vi sto dicendo a voi, per un attimo l'ho sentito. Una pace interiore completa, una gioia tranquilla ma forte, con una sensazione di esattamente queste parole che ho sentito da Rav che ha dato questa lezione. Di sentirmi al posto giusto, che non avevo bisogno di niente di esteriore e che semplicemente mi sentivo vicino ad Hashem e mi sentivo semplicemente bene. Non riesco a passarla questa cosa, perché è una cosa che o uno sente o non sente, ma è un momento in cui, in quel momento, se io confrontavo quel sentimento di gioia a tutti i sentimenti che io provo quando veramente succede una cosa che mi fa, ah, che bello, non era come il cielo e la terra, una differenza enorme, è una gioia veramente più profonda che ti entra dentro come pace completa, dove respiri e niente può disturbare, niente è fuori dal suo posto, ogni cosa è al suo posto, anche le cose peggiori, sai che sono al loro posto, va bene, sai che hanno un loro motivo, è una cosa per la quale vale la pena lavorarci. C'era, se vi ricordate, Rav Adin Steinsaltz, che penso tutti conoscono, che veramente non da molto è scomparso. Si racconta una volta è passato davanti al Rebbe e il Rebbe l'ha salutato. Hanno parlato per un attimo. Il Rebbe gli ha chiesto: sei con qualcuno? E Rav Adin Steinsaltz ha pensato che il Rebbe chiedesse se era lì con sua moglie, e quindi ha risposto: no, ich bin allein in Yiddish, sono qui da solo. E il Rebbe l'ha guardato e gli ha risposto: Atallo levad, a Kadosh Baruch Hu itcha, non sei da solo, Dio è con te. Quando il Rebbe ti guarda negli occhi e ti dice una cosa simile, vuol dire che anche nei momenti più che non ci pensi e dici una cosa stan così, devi stare attento a cosa dici, perché in quel momento dove dici sono solo, stai dicendo una frase che non esiste. Non c'è questa possibilità, non sei mai da solo. E riuscire a sentire questo, che non sei mai da solo, quando lo senti veramente, ah, vuoi che non hai gioia dentro? Però devi arrivare a sentirlo. E per fortuna ci sono delle storie, oggi vi racconterò un po' più di storie, ma perché ci servono, dove puoi toccare con mano come niente succede per caso. E quando riesci a guardare più dall'alto e mettere insieme i tasselli e vedere come Dio ha condotto ogni particolare di una storia, allora se rivivi quella storia, dici, ma allora in ogni momento, in quel momento, Dio era davanti a me, era con me, faceva succedere qualcosa, era con me. È una storia che ho sentito adesso in questi giorni, e però è una storia che anche avevo tradotto, per cui chi l'ha letta forse se la ricorda in uno degli Alonim del tempo di Geulah. Riguarda un Hasid Gur, si chiama Rav Rotenberg, che vive a Bnei Brak, ma che nella sua giovinezza, quando studiava ancora, ha passato un paio di anni in America, a New York, e ha trovato posto proprio davanti a 770, alla sede del Rebbe, dove si fanno anche tutte le preghiere lì.
E non perché fosse collegato a Chabad, non aveva nessun collegamento, ma siccome lì era come uno shtiblach, vuol dire lì nelle tefilot c'era possibilità sempre di trovare una tefilà, per cui attraversava la strada e andava lì, ha cominciato ad andare lì e a frequentare, ogni tanto sentiva anche delle lezioni, insomma, ha trovato interessanti le cose. E finché un giorno gli ho detto, ma vieni anche quando, non solo quando c'è la preghiera, vieni anche quando c'è un itvadut, quando il Rebbe fa un itvadut. Cioè, va bene, e a un certo punto è venuto, è venuto lì a ascoltare. A un certo punto è successo un episodio strano che ogni tanto, in una pausa fra le parole del Rebbe, passano persone davanti al Rebbe e chiedono qualcosa, non mi ricordo, ma in quell'occasione è passato qualcuno e uno ha detto: questo qui sta passando, sta chiedendo una brachà dal Rebbe per un suo amico che è entrato nei debiti, si trova in una situazione molto difficile. In genere, quando passavano persone a chiedere qualcosa di personale in quei momenti, la cosa che il Rebbe sempre faceva era prendeva una mano, la metteva sopra il microfono, di modo che nessuno sentisse cose private che le persone venivano a dirgli. In quell'occasione non soltanto non ha messo la mano sul microfono, ma ha gridato, cosa che non era mai successa. Ha detto: come una persona non si deve mai indebitare, deve riuscire a vivere con quello che ha e non indebitarsi. Questo Rav Rotenberg, che era lì, ha sentito queste parole e ha detto: se Ashkech ha pratito, ho sentito questo, lo prendo come un messaggio per me. Qualcosa che Dio mi sta mandando, mi sta dicendo, e a quel momento ha preso una decisione molto ferma che non avrebbe mai fatto debiti, avrebbe sempre cercato di arrangiarsi comunque con quello che aveva. Sono passati gli anni, tornato in Israele, sposato, figli. A un certo punto i figli crescono, famiglia numerosa, comincia a sposare questi figli, e sposare questi figli costa. Il primo figlio lo sposano tutto bene, riescono a affrontare le spese, lui lavora, lei anche, le insegna. Secondo figlio tirano fuori tutti i risparmi di lui, terzo tutti i risparmi di lei, al quarto non c'è niente, non hanno di che pagare il tuo matrimonio, in pratica. Lui comincia a sentirsi veramente tirato e in crisi, è triste, si avvicina al giorno, dovrebbe pagare l'autobus che dovrebbe andare a prendere gli invitati, gli ospiti e portarli alla sala del matrimonio. E no, non ha i soldi per fare niente. E arriva la mattina stessa del matrimonio e l'usanza di questa chassidut è che sia il padre che il figlio, nel giorno del matrimonio, già dal mattino, già dal mattino, vestono il vestito della festa e mettono il cappello, prendono lo shtraim, quello alto, pelliccia, presente. Quindi hanno fatto questo e sono andati in una Bnei Brak, in un Beta Knesset che Beta Knesset di Belz, e fanno la loro preghiera. Il figlio, comunque, tutto preso dall'emozione che è il giorno del suo matrimonio, la sera si sposa. Il padre, invece, con la faccia di quello che è disperato, che non capisce come ci arriverà questo matrimonio. Finisce la tfilà, arriva uno che lì non hanno mai visto, si rivolge a loro e gli dice: ho una busta per voi. E questo dice: come una busta per noi? Cioè, mica ci conosciamo. Sì, ma da quello che vedo, come siete vestiti, dovrebbe esserci un matrimonio oggi, giusto? Fa sì. Ok, allora questi sono per voi. E questi ancora non capiscono. Ma che non, ma come? Vengo dall'America. 2 giorni fa sono passato e ho parlato con Rebbe. Prima di uscire dalla stanza del Rebbe, mi ha fermato, ha aperto il cassetto, ha preso una serie di banconote, una serie, parecchie banconote, e mi ha dato, dicendo: se vai in Israele sempre troverai qualcuno che deve sposarsi. Dalli a qualcuno che deve sposarsi. Stamattina sono venuto qui, dopo il mikve, arrivo qui, vedo voi vestiti così, ho capito, evidentemente sono per voi. Ci si può immaginare come la sera il padre non abbia ballato con tutta la gioia solo perché aveva trovato i soldi.
ma perché si è reso conto in tutto il percorso che Dio dall'inizio era stato con lui, cioè poteva risparmiarsi tutta la paura, la preoccupazione, il dolore, eccetera, perché Dio l'aveva accompagnato in ogni momento. Quindi quando noi sentiamo queste storie, questa è una storia vera, assicurata, perché chi l'ha raccontata conosce le persone, è andato a verificare che effettivamente la storia fosse questa. Quindi qual è il problema? Che per cogliere questo dobbiamo essere disposti ad andare un po' contro la corrente, contro quello che i nostri occhi vedono, quello che noi cogliamo come realtà, che quella è la vera. Dobbiamo scoprire appunto, come abbiamo detto, il bluff della scatola che è la natura. Perché quando noi viviamo in un acquario e pensiamo che questo comunque è il nostro mondo, anche quando pensiamo alla redenzione, le cose andranno meglio, al massimo pensiamo che sull'acquario, io ne so qualcosa perché non ho acquario ma una vasca con dei pesci fuori, ogni tanto gli do da mangiare. Quindi immaginiamo la redenzione come ci arriverà un po' più di cibo, la redenzione, però restiamo in questa scatola. Perché ho visita di formica, grazie. In questa scatola tutto fila secondo natura e non c'è, quando tutto fila secondo natura ai nostri occhi, non c'è bisogno di Dio. Se ho bisogno di un problema di salute, vado al dottore, trovo il dottore, ecco il dottore, per cosa ho bisogno di Dio? C'è la scienza, mi basta la scienza e la scienza, e nessuno viene a dirti, tantomeno il Rebbe, neanche la Torah ti viene a dire che la scienza è una cosa cattiva. Quando la scienza diventa una cosa cattiva, quando la scienza usata dall'uomo viene usata per dire, ecco, adesso io ho la possibilità di scoprire tutti i segreti della natura, di far andare le cose come voglio e non ho bisogno di Dio. Ci siamo noi, ce la caviamo, grazie, l'hai creato. Adesso, questa era anche in più profondo la spiegazione, questa è una spiegazione più lunga, magari non ci entro tanto, della storia della Torre di Babele, che a prima vista non è così chiara. A prima vista, anzi, si vede popolazioni di tutti i tipi che sono unite con un unico intento, lavorano insieme in armonia, uno potrebbe dire che bello, amore reciproco per costruire tutti quanti insieme qualcosa. Però lì comincia a avere e vedi la reazione divina che è piuttosto forte, cosa avevano fatto di male. E lì proprio è come dire che lì la scienza è nata allora. Quando, non essendoci pietra per costruire, loro sono riusciti a costruire dei mattoni. Quindi non ci sono le pietre, ci pensiamo noi. Abbiamo trovato il modo di fare i mattoni. E non c'è, qualcosa che attacchi, ci pensiamo noi. Facciamo la malta, ci pensiamo noi. Questo pensarci noi è costruire il modello della scienza che sostituisce Dio. Adesso ci siamo noi. Quindi il pericolo, anche per noi stessi, di non renderci conto e di vivere comunque in questa scatola dove togliamo di mezzo la presenza di Dio. Mentre quello di cui dobbiamo renderci conto è che Dio nel suo Shem Havayeh, Dio che trascende, è quello che fa succedere tutto, ma attiva il mondo tramite Shem Elohim, quindi tramite la natura. Ma questo non vuol dire che la natura è staccata, vuol dire semplicemente che Dio a volte si presenta qui con dei miracoli agli nostri occhi, Shem Havayeh che compare, ma la maggior parte delle volte, quasi tutte le volte, opera con una mano lunga, con dei delegati, con Kablanim, così direbbe in ebraico. Quindi
tutto quello che vedo, il dottore e il lavoro, tutto quello che vede sono le parti della natura che Hashem manda e fa funzionare in modo che ognuno arriva a quello che Hashem prepara e decide in quel momento come cosa migliore per lui. Quindi che la natura è semplicemente, come abbiamo detto prima, è un miracolo semplicemente al quale noi ci siamo abituati. E per aggiungere una storia che non compare come cosa sensazionalistica sul giornale, ma compare come resoconto di ragioniere, di Rosh Hashbon, di un bollettino che viene pubblicato. Di un kibbutz di Chafetz Chaim, dove per la seconda volta viene fuori che un sesto anno il prodotto della terra è stato doppio. Perché viene pubblicata questa cosa? Perché nei calcoli delle entrate e delle uscite devono sapere in un kibbutz dove tutto va ridistribuito che se il raccolto è stato doppio, a ognuno dei membri del kibbutz va data il doppio. Quindi re rendersi conto che quando vai secondo la volontà divina, riconosci Dio in ogni momento, riconosci come Dio agisce in ogni cosa. Ma io lo sto cominciando a non più soltanto a saperlo, ma un pochino di più anche a sentirlo. E questo veramente ha la capacità forse di cominciare a cambiare la nostra vita. Adesso non so come andrà a finire, ma è arrivata per posta una cosa che dovrebbe veramente potermi preoccupare. Il primo istinto è ops, aiuto, telefono qui. Il secondo istinto è ma questa qui me l'ha mandata a casa questa lettera. Anche se è una cosa che ha a che fare col mishpat, col giudizio, con cose, tribunale, che ne so io. Senz'altro è perché da qui deve passare qualcosa che mi porta a qualcosa di ottimo. Cioè, a quel punto cambia completamente tutto. Non garantisco che non cadrò di nuovo in momenti di panico, ma sento cosa può voler dire una vita che si trasforma quando sveli il bluff e vedi Dio in ogni cosa. Quindi non è un dire che ogni tanto c'è Havaie e ogni tanto c'è Elohim, ma rendersi conto che Havaie hu Elohim, appunto, che la natura che vedo è Hashem stesso. E se vogliamo ancora una prova dentro la Torah, vediamo che ci sono tre parashiot nella Torah, susseguenti, dove praticamente Dio non compare. Non è protagonista. In tante parashot Dio in qualche modo si esprime, parla con Mosè, con qui, con lì, lo trovi come protagonista. Tre parashot non lo trovi. Quali sono queste tre parashot? Tutte quelle che seguono la storia di Yosef. Yosef comincia tutta la storia di Yosef. E se vai a seguire la storia, è come se succedessero dei casi anche molto spiacevoli. Segui tutti i casi. E quando arrivi alla fine e al risultato di questi casi, ti rendi conto come tutti questi casi dove c'è la regia nel mondo, dove tutto è guidato nei più piccoli particolari per anni e anni e anni, che senza quel particolare non sarebbe successo quell'altra cosa e non si sarebbe arrivato a quello e che Dio ti porta. Quindi quando tu vedi la fine e capisci, ah, ma già dall'inizio, perché non sempre anche durante renderti conto, quando si racconta di i regali che Yosef ha pensato di portare a mandare a suo padre, dopo tutto il tempo che non si sono visti, e porta dei regali che sono un po' strani, a dire ma cosa, che senso hanno una bottiglia di vino e un po' di grano spezzato, e questi invece hanno un profondo significato, e il vino era come dire vino invecchiato, cosa vuol dire invecchiato? Vuol dire che dall'inizio Yosef aveva questo vino che conservava perché sapeva dall'inizio che avrebbe potuto dire l'Echaim con suo padre.
che in tutti i momenti non ha avuto mai dubbio che c'era una regia, che tutto il mondo ha una regia in ogni momento e la nostra vita è differente quando ce ne rendiamo conto. E anche la Megillat Esther, esattamente la stessa cosa. Va avanti per anni la storia della Megillat Esther, dal banchetto, eccetera, e non vedi mai la presenza di Dio e non la vedi mai così tanto invece presente come in tutte le cose c'è la sua mano e la sua guida. Ora, quasi verso la fine, vi racconto un'altra storia che secondo me fa venire abbastanza i brividi e che tocca di nuovo con mano come Dio è in ogni cosa. Si tratta di una persona che vive a Gerusalemme, che si chiama Tamir, con sua moglie, la famiglia, che però 40 anni fa non era per niente religioso. Ha vissuto proprio da Natania, poi ha cominciato a lavorare in borsa, come dicono qua, vendendo, commerciando in diamanti pietre preziose. E piano piano un po' si è avvicinato, ma ancora non seguiva mitzvot. 25 anni fa, cosa succede? Che mentre sono lì in borsa, ormai non riesco più a dire borsa perché qui tutti dicono così, c'è un orario verso le 1:30 del pomeriggio dove c'è un po' di sosta, la gente non ha voglia di fare niente, si gira un po' a vuoto. E questo qui, andando a vedere se trova qualcuno con cui chiacchierare, entra in ufficio e trova qualcuno che lo vede in stato di isteria completa, dice: ma cosa sta succedendo? E lo vede che riempie un sacco della spazzatura con un sacco di robe, dice: ma cosa stai facendo? Cioè, viene fuori la storia di questo che ha litigato con la famiglia, ha preso e radunato tutto quello che gli ricorda, ricordi di famiglia, dicendo di mettere tutto in un sacco di spazzatura e buttare via tutto, di tutto, quello che suo padre, la medaglia che ha preso, tutto quello che poteva ricordare la famiglia. Questo qui lo guarda perplesso, però guarda un attimo, butta un occhio in questo sacco e vede che c'è una targa di legno, con una cornice, con un vetro che la copre, guarda meglio e vede un assegno di $200 dalla scrittura del Rebbe di Lubavitch. Questo qui non segue le mitzvot, però ha un animo minimamente sensibile, sente che quello lì non è il posto per un assegno del Rebbe, non va buttato via. Per cui dice: ma senti, scoccio se lo prendo io, cioè, cosa mi importa, tanto lo buttavo comunque. Quindi questo lo prende, lo porta a casa. E la moglie dice: che devo fare? Ma non so, mettilo con le altre cose, non mi va che si butti via. Ora, a un certo punto la famiglia si avvicina di più, cominciano a osservare di più le mitzvot, diventano più religiosi e vengono in contatto, allora erano a Natania, con l'emissario lì che si chiama Rav Volpa. E a un certo punto Rav Volpa li invita da lui per uno Shabbat. Abituati che non è che si va a mani vuote, dice: cosa gli compriamo? Una scatola, una bomboniera, una scatola buona di cioccolatini. A un certo punto lui gli viene in mente, ma un momento, vede lì questo assegno del Rebbe, dice: per noi non è che, ma lui è un Lubavitcher, probabilmente gli farà piacere, gli dirà qualcosa più di quello che dice a noi. Noi risparmiamo i soldi della bomboniera, facciamo un bel pacchettino, sapendo poi, avendo un pochino di sensibilità, capire che Shabbat non era il momento migliore per portarlo. Qualche minuto prima di Shabbat passa dal Rav e dice: questo è un regalo per voi. Poi passano lo Shabbat lì, eccetera. Da quel momento trascorrono 20 anni. Il nostro Tamir, che intanto comunque è diventato più osservante, nel suo lavoro di commercio di diamanti va in Russia, va a Mosca, e lì un sacco di commercianti, comunque sono anche ebrei, per cui finisce per andare al Bet HaKnesset, Marina Roccia, che è famoso lì, un Bet HaKnesset molto, molto bello, molto frequentato.
E capita proprio durante un itvaduto dove fanno una mechira pumbì, un'asta. Spesso per raccogliere denaro per le varie attività, ogni Bet Chabad ha bisogno di denaro per far funzionare le attività. C'è una favola metropolitana che ancora gira dove si pensa che tutti quelli di Chabad che operano sul territorio ricevono soldi da una sede centrale che li finanzia. Questa appunto è una favola metropolitana. Ognuno si deve arrangiare a rompersi la testa a capire come contattare abbastanza persone che aiutino per poter finanziare le tantissime attività che ricadono poi in bene su tutta la comunità. Per cui in quel caso era stato donato un dollaro del Rebbe, questo molto spesso viene messo all'asta un dollaro del Rebbe, e in quest'asta i prezzi sono saliti finché questo dollaro è stato venduto a 4.000 dollari. Quando Tamir ha visto questa cosa, gli è venuto il fuoco fuori dalle orecchie, dicendo se per un dollaro questi l'hanno comprato per 4.000 dollari, quel Rav Volpone, il furbone, che si è ricevuto un assegno di 200 dollari, avrà fatto in tempo, intanto, a venderlo, a rivenderlo quante volte, a chissà quanti soldi si sarà fatto, e non mi ha neanche mandato poi qualcosa per dire grazie, eccetera. Cioè, ha detto, adesso torno a casa, lo porto al Beddin, gli faccio, deciso a fare qualcosa. Tornato a casa, si è consigliato un po' con un Rav del quale si fidava, il Rav gli ha detto: ma no, calmati, in fondo, senz'altro, tu hai dato un'offerta, un regalo, per cui hai fatto qualcosa di buono comunque tu, senz'altro lui non l'avrà usato per il suo piacere personale, l'avrà usato anche per altre cose buone, per cui mettiti il cuore in pace, eccetera. Lui, ok, va bene. Però poco tempo dopo, Ashkacha Pratit, Rav Volpo lo chiama, gli telefona e dice: senti, da tanto che non ci sentiamo, eccetera, però sto facendo un giro per raccogliere offerte perché abbiamo un buco enorme abbiamo bisogno assolutamente per tutte le attività che anche tu conosci, eccetera, per cui si può dare anche tu qualcosa. Questo qui Tamir dice: sì, non c'è problema, do molto volentieri, però c'è qualcosa che devo dire. E tira fuori la storia dell'assegno e non mi hai neanche detto grazie, io ti ho dato l'assegno adesso che ho capito il tesoro che ti ho dato, il valore di questa cosa. La Volpo a quel punto dice: aspetta, ti racconto allora come sono andate le cose. In effetti per 20 anni questo assegno è rimasto lì a casa mia, non ne ho fatto niente, l'ho tenuto lì, e poco tempo fa è morto un emissario del Rebbe di Ramat Gan, che si chiama Rav Moti Gal, non so chi l'ha sentito, chi ha sentito di lui, è un personaggio al quale io ero molto legata, pur non ho avuto l'onore di vederlo una volta al matrimonio di sua figlia, ed era una persona semplicemente stupenda, una persona che ha dato tutto a se stessa per far fare pace fra tutti. Rinfondere a Vat Israel e far pace. Ed è veramente una persona stupenda. Molti sono stati toccati molto dalla sua scomparsa. E Ravolpo dice: la famiglia che io conosco, insomma, ho visto che erano in difficoltà, adesso sono tornati soli, dovevano continuare l'attività del marito, del padre, per cui avevano bisogno di soldi. Ho pensato: come posso aiutarli? A quel punto, parlando con qualcuno che ha visto che avevo in casa questo assegno, dico: perché non glielo dai? Così loro magari lo mettono appunto all'asta e riescono a tirare su dei soldi dei quali hanno tanto bisogno. Questo è quello che racconta Tamir, Ravopo racconta Tamir. Ok, la cosa finisce lì. Passano alcuni giorni e Tamir, in borsa, ancora lì che lavora, incontra il tipo, vi ricordate, quello del sacco della spazzatura con tutte le cose dentro, dal quale era uscito sto assegno, e gli dice: senti, però una cosa, toglimi la curiosità, voi non siete religiosi, neanche la tua famiglia è religiosa, come è arrivato tuo padre ad avere in mano questo assegno? Toglimi questa curiosità. Non c'è problema, te lo racconto.
Mio padre aveva un amico, caro amico, che si chiamava Moti Gal. Questo caro amico, che era Rav di Ramat Gan, un giorno è venuto da lui e gli ha chiesto un grande aiuto perché avevano un buco enorme e dovevano assolutamente raccogliere una grande cifra, per cui mi ha chiesto aiuto. Io ho detto: non c'è problema, volentieri, erano altri amici, ti aiuto, non c'è problema. Una cifra te la do in prestito, perché Mattigal chiedeva un prestito, non è che chiedeva regalo, diceva, offerta, ma ha chiesto, chiedeva un prestito, però qualcosa di consistente. Una parte te la do in prestito, una parte te la do regalo, non la voglio indietro. Rav Moti Gal si è molto emozionato per la cosa e ha pensato di voler fare qualcosa per far vedere l'apprezzamento, il ringraziamento, e ha deciso che di dargli la cosa più cara che aveva. E cos'era questa cosa più cara che aveva? Era un assegno che lui aveva ricevuto dal Rebbe in un periodo in cui il Rebbe ha lanciato una campagna di costruzione. E cioè, costruite, costruite, costruite in Israele, era il periodo in cui si diceva anche costruite perché verrà una grande immigrazione dalla Russia di ebrei che verranno quando nessuno ancora ci pensava, e tutti quelli che possono allarghino le case, costruiscano. E il Rebbe ha detto a ognuno che mi prova che sta costruendo, sta allargando, mando un assegno. E Moti Gal in quel periodo quindi si è messo a costruire, ha ricevuto questo assegno. Questo assegno poi non l'ha usato, è andato fuori corso, quindi non era più valido come assegno, però ha deciso di darlo come apprezzamento, la cosa più cara che aveva, di darlo al padre di questo qui. Quindi voi tornate indietro a vedere il giro che ha fatto questo pezzo di carta, come dall'inizio, come Dio l'ha fatto andare sempre nella mano giusta e finire. Sono cose che non so, secondo me possono lasciare un attimino scioccati, però non c'è bisogno di arrivare a queste prove enormi, perché quando entra più dentro di noi la consapevolezza che in ogni piccola cosa c'è HaKadosh Baruch Hu. Non so se aggiungere qualcosa o se è già troppo. Quanto tempo è passato? Forse più di un'ora rinuncio. C'era un'altra parte che pensavo di aggiungere, però se mi dilungo comincia a diventare un po' lunga, per cui forse rinuncio. Solamente proprio per concludere, senza aprire questa parte che tornavo un attimo a Tisha B'Av e alla storia di Kamsa e Bar Kamsa. Però senza entrare nei particolari, è una storia di Kamsa e Bar Kamsa dove si fa vedere che oltre al messaggio del riparare al sinat chinam, all'odio gratuito con l'amore gratuito, tutta la storia che adesso non metterò dentro è che non è soltanto questione di odio gratuito, cosa che in genere non riconosciamo dentro di noi, perché pensiamo sempre che se proprio odiamo abbiamo degli ottimi motivi. Ma anche nuoce allo stesso modo dell'odio, nuoce anche l'indifferenza. E quando noi abbiamo parlato di tutto questo affinamento dei nostri sensi che devono arrivare come Rabbi Akiva, voler cogliere quello che c'è dietro le cose e non solamente l'apparenza esteriore, non la scatola della natura, ma Dio che è la natura che fa succedere ogni cosa, per questo dobbiamo avere un'apertura e una sensibilità che è il contrario dell'indifferenza, dell'essere chiusi, del non sentire. E per esercitare di più e non cadere in questo, le cose in positivo vanno fatte in modo attivo. Quindi quando noi contrapponiamo invece l'interesse per l'altro e non l'indifferenza, e contrapponiamo quindi l'Avat Israel in modo attivo, in modo attivo vuol dire cosa fare di questa Avat Israel, perché lo capisco che in teoria devo amare tutti, poi quando c'è il vicino antipatico mi è difficile mettere in pratica. Poi cosa vuol dire? Quando diventa una cosa shitati che mi impegno e voglio provare a tirarla fuori, più
più possibile, in modo attivo in ogni momento, lo posso vedere anche nelle cose più semplici, quando vado per strada e semplicemente vedo le persone, sorrido a delle persone. Sembra una sciocchezza. A me quando una persona mi sorride, mi sembra che mi abbia fatto un regalo da 1 milione di dollari, perché mi cambia la giornata, perché quello mi ha sorriso. E quando poi arrivi magari alla persona che, con la quale in genere eviti anche solo di incontrare e parlare perché ti dà sui nervi, perché quel giorno ha detto, ha fatto, eccetera, e vai da quella persona non soltanto col sorriso, ma gli chiedi come stai, ed Eliseva questa cosa la sa bene perché lei ce l'ha raccontata, tu ce l'hai raccontata, Eliseva, i miracoli che hanno fatto, l'aver salutato con un sorriso, aver chiesto come sta a un vicino che la guardava sempre pronto ad ammazzare tutti, e come questa persona si è trasformata aprendosi all'Avat Israel. Quindi quando noi parliamo di Avat Israel, abbiamo anche aperto un gruppo di Avat Israel. Cosa vuol dire metterla in pratica ogni giorno davanti allo sconosciuto, davanti a chi ci sta antipatico, davanti a chiunque, tirar fuori interesse, interesse per l'altro. Se non c'è, tirarlo fuori a parole anche se non c'è, perché quando lo tiriamo fuori a parole abbiamo sorriso alla persona e gli abbiamo chiesto come sta, anche se dentro non ci verrebbe di farlo, soltanto anche la reazione dell'altra persona ci apre a noi, diventa un circolo di amore che tutto un tratto scopro che tutte le menate per le quali non avevo voglia di incontrarlo sono menate, che tutto quanto è Bechinam, che la distruzione del tempio, che tutto quanto era Bechinam, che l'odio era Bechinam, che non era, niente era vero. È che il vero lo devo tirare fuori, ma lo devo tirare fuori nei fatti. Quindi esercitarlo, esercitarlo in ogni momento, dire grazie, salutare, sorridere. Questo è un lavoro quotidiano che ognuno di noi può fare e che cambia la vita, il mondo e porta alla redenzione come dei missili, Bezrat Hashem. Ok, non mi dilungo troppo perché sennò veramente le persone vedono, dura tanto, no, questa lezione non l'ascolto. Quindi rispetto alla registrazione, saluto e alla prossima.